da stare fermi un istante, saltare da un pensiero all'altro, da un desiderio all'altro in continuazione. Siamo qua in località nella torrenza di Pompei. Siamo a un chilometro, un paio di chilometri da Pompei. Quindi il grosso è stato fatto, tutto il traffico ce lo siamo fatti, come lo sconto che bisogna pagare per arrivare in queste zone. Il traffico delle auto che impediscono purtroppo la circolazione delle bici. Questo non si può evitare. Siamo obbligati questa strada qui. Peppe, dietro di noi ci sono le nuvole grigie, speriamo che al ritorno siano clemente. Comunque io il meteo porta intorno alle 14 pioggia e noi per le 14 dovremmo stare, sono le 11, quindi suppongo per le 14 dovremmo comunque fare rientro tranquillamente. Vabbè, siamo in attesa sempre degli amici di ritardatari, perché sì, siamo. Il solito Elio, il qua puntini 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 che è colpa Willy, colpa Don Beppe, ok, stanno arrivando. Allora pronti per Pompei, Peppe, sì. Ci incontriamo con tre... più avanti, siamo al santuario, ci siamo qua, ok, a dopo, comunque. A dopo. Ecco, si intravede la cupola di Pompei, là, il santuario. La nostra sinistra, ci vede il pezzettino piccolo, vedi? Anche qua abbiamo il campanile, guarda. Ecco, va, ci siamo qua. Siamo arrivati. La pace sia con te e con il tuo spirito, la pace sia con te e con il tuo spirito. Proviamo che stiamo camminando su questa strada, siamo sul pavé, quindi con la bici da corsa come ce l'ho io è un po' complicato, però allo stesso tempo tu comunque sei, fai il vaporo comunque in bici, quindi per te non è un grosso problema questa, anzi bisogna quotidiano, ci bisogna fare attenzione. Rumba. Eccoci qua, ecco il santuario. Ok, allora siamo qui a Pompei vicino agli scavi. Giuseppe, mostra gli scavi a tutti. Sulla nostra sinistra ci sono gli scavi di Pompei che stanno con i pini secolari, purtroppo dall'incuria l'incuria purtroppo sta decadendo. Sta decadendo e dai furti continui che si guarda questa sala che si stanno perpetrando frequentemente. Purtroppo non è solo quello, ma che non viene controllata, i danni idrogeologici comunque stanno. La pace sia con te e con il tuo spirito, la pace sia con te e con il tuo spirito. Sto facendo la parte, nessuno sta facendo manutenzione, quindi comunque il risultato viene tutto allo scataccio. Sì, abbiamo tutti questi turisti, guarda. Infatti, qui che bellezza, i nostri turisti qua. E purtroppo non riusciamo a curarci i nostri tesori. Bisognerebbe valorizzare questa zona. Sì, ma speriamo che i nostri governanti, chiamiamolo così, pensano comunque a curare di più le bellezze, che poi l'economia di questo posto, quello che è rimasto, quello che del turismo qua in Campania. Okay. Adesso ci accingiamo al santuario e ci facciamo la curi poi tutti quanti davanti al santuario, un'altra sportiva. Ecco, si intravede la cupola di Pompei, là, il santuario. La nostra sinistra ci vede il pezzettino piccolo, vedi? Anche qua abbiamo il campanile, guarda. Eccolo là, siamo arrivati al santuario. Ricordiamo che stiamo camminando su questa strada, siamo sul pavé, quindi con la bici da corsa come ce l'ho io è un po' complicato, però allo stesso tempo tu comunque sei, fai il fumaboro comunque in bici, quindi per te non è un grosso problema questa, anzi bisogna quotidiano, bisogna fare attenzione. Bomba. Eccoci qua, ecco il santuario. Ok. Allora, in occasione della Santa Pasqua siamo arrivati a Pompei qua, attenzione Peppe, bellissima, un attimo, bellissima passeggiata fino qui, esatto, sì, si addice comunque al periodo pasquale, e io rinnovo gli auguri a tutti quelli che fanno parte del gruppo e che non fanno parte del gruppo, perché noi decidiamo. Peppe, il gruppo è sempre aperto a tutti, senza nessuna restrizione. Ok, assolutamente, attenzione. Se sia con te.
racconto.